Buongiorno, buona giornata e buon mercoledì 15 aprile 2020 a tutti, cari amici. Ebbene, in questa nostra diretta di oggi volevo ricordare innanzitutto a malincuore purtroppo la morte anzitempo di Franco Lauro, noto giornalista della casa famiglia Rai Sport in particolare. Io mi accodo a tutti gli altri. Sì, vabbè, diciamo che la mia passione un po' per lo scrivere, per diffondere le notizie, non è pari magari a chi è effettivamente giornalista. Comunque sono vicino alla sua famiglia e mi dispiace molto perché Franco Lauro era molto molto bravo e non aveva neanche 60 anni, quindi una morte abbastanza prematura. Detto questo, trovate sui miei canali ovviamente i costanti aggiornamenti che pubblico ogni giorno, poi come di consueto in previsione del pay-per-view corrente la WWE carica incontri delle edizioni passate, nel caso diciamo di ora di Money in the Bank, già sta iniziando a caricare qualche match. Nella puntata odierna di oggi pomeriggio, le 16 italiane di WWE The Bump, avremo come ospiti ovviamente via digitale Mandy Rose e Otis, i due che finalmente hanno convogliato al bacio a WrestleMania. Non sapremo se convoleranno a fidanzamento. Comunque, vabbè, insomma, potrebbero fare una bella coppia assortita, insomma. Niente, detto questo, insomma, passando invece alla situazione abbastanza più importante e più seria del coronavirus, volevo dire che, cioè, a questo punto volevo dire, noto che c'è tanto disaccordo tra nazioni e nazioni, invece non dovrebbe essere così, dovremmo essere tutti uniti e, diciamo, è vero, ogni nazione ovviamente pensa, tra virgolette, al suo cortile, però in questa situazione abbastanza difficile di emergenza, di pandemia, non deve essere assolutamente così. Poi, per il resto, insomma, sappiamo tutti, rimanere a casa, uscire solo per motivi essenziali, con la mascherina che copre bocca e naso, i guanti e quindi niente. Poi diciamo che ci auguriamo tutti che questa situazione possa finire quanto prima e che soprattutto potremo ritornare ad uscire almeno in due, diciamo, con l'amico, l'amica. E quindi poi ieri si è parlato anche molto di disabilità durante l'intervento quotidiano e pomeridiano della Protezione Civile. Io che, diciamo, una forma lieve più o meno di disabilità rispetto a chi purtroppo magari sta in carrozzella o vive un disagio ancora più grande. Quindi mi auguro che al più presto il governo centrale italiano possa prendere delle decisioni importanti a chi ha qualsiasi tipo di appunto di percentuale di situazione di disabilità fisica o psicofisica. Trovate sul mio canale YouTube la diretta streaming Facebook, che è stata svolta ieri come di consueto ogni martedì già da un mesetto a questa parte di Lega Ambiente Trani, dove a dire la verità già dalla mia prima ospitata nella mia prima diretta mi sono molto divertito e, come posso dire, così dal caso è nata la mia passione per Legambiente. Infatti
quando, sperando che finisca al più presto questa situazione, apporrerò la mia firma come nuovo partecipante alla famiglia Lega Ambiente Trani, perché sono molto interessato. Mi piacciono i progetti di Lega Ambiente e voglio sostenere la causa Lega Ambiente. Quindi, poi anche un mio amico, ringraziando, mi ha detto: sì, ovviamente c'è bisogno dell'iscrizione, però ci sono le riunioni dove si può partecipare chiunque. Quindi, innanzitutto vi ripasso la parola a voi, dicendo che se non l'avete ancora fatto, mettete un pollicione all'insù alla pagina ufficiale di Legambiente al Circolo di Trani, come anche consiglio di mettere mi piace alla pagina Teatro da Camera a cura di Marluna Teatro. Tanti ragazzi e ragazze si stanno mettendo a disposizione per arricchire la pagina. Quindi grazie a voi tutti. Il mio augurio è di passare una buona e serena giornata, sperando di sentire notizie positive più tardi alle ore 18 dalla Protezione Civile. Io vi rimando ai miei soliti canali Facebook, Twitter, Instagram e Facebook, YouTube. Spero di averli nominati tutti. Per il resto, appunto, abbiamo fede e speranza, perché se manca quella siamo nei guai. Quindi buon proseguimento di giornata a tutti. Noi ci becchiamo quando prima sui soliti canali. Alla prossima. Ciao, buon proseguimento di giornata a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao.